Ieri mattina alle 10 nella nuova sede di Via Castiglione, l'ANCSA 97 ha inaugurato la nuova sede sociale alla presenza di dirigenti tecnici dell'Anciano e autorità politiche locali. Vediamo il servizio, l'intervista al presidente dell'ANCSA, Domenico De Lucia. Si è inaugurata la nuova sede dell'ANCSA 97. Siamo con il presidente Domenico De Lucia, che può ritenersi soddisfatto visto il numeroso afflusso di gente nonostante la giornata davvero uggiosa, come direbbe Battisti. Sì, effettivamente mi ritengo soddisfatto della presenza del pubblico, di tutti i tifosi, e a tal proposito voglio ringraziare l'assessore provinciale di Scipio, il sindaco Nicola Fosco, il presidente Angelucci, insomma tutte le autorità politiche, civili e militari, e anche ecclesiastiche, perché è stata anche benedetta la sede. Una sede piccolina, come hai detto, ma anche accogliente, quindi un circolo ricreativo in piena regola. Sì, abbiamo 40 metri quadri, abbiamo all'ingresso un piccolo ufficio, una segreteria, e poi abbiamo la sala del consiglio, in pratica una quarantina di metri quadri, dove ci riuniamo, si può anche cenare tra il primo e il secondo tempo delle partite, abbiamo attrezzato una piccola cucina, abbiamo il bagno, abbiamo un po' tutto, ripeto, è piccola, graziosa e funzionale. Quali sono le prossime iniziative dell'ANCSA, visto che adesso avete una sede adeguata? Dunque, unitamente agli altri club organizzati e alla società, stiamo cercando di organizzare la trasferta di Chieti, sono previsti 12 pullman, 2 dell'ANCSA, 2 dell'Uliveto e 8 degli ultra di Lanciano. La squadra, dopo la vittoria di Tricase, oggi è chiamata con la Cavese ad un ulteriore risultato positivo per avanzare in una classifica che al momento non è pienamente soddisfacente. Ma io sono sicuro che oggi ce la faremo a fare il risultato pieno, in quanto i ragazzi sono mentalizzati attualmente alla vittoria, quindi sono convinto che faremo risultato pieno oggi. Dove può arrivare questa squadra? Stiamo vedendo alle tue spalle le immagini della vittoriosa sfida con il Chieti di Latina, e di buon auspicio per il futuro? Credo proprio di sì, diciamo che una squadra di medio-alta classifica e probabilmente con qualche ritocco potrà raggiungere i playoff tranquillamente. Ripeto, era solo una questione mentale dei giocatori, ma con la partita si è sbloccata la mentalità, e adesso c'è una mentalità giusta per ottenere dei risultati soddisfacenti.